Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Con Fabio Carelli, uno dei responsabili di questa manifestazione, questa mostra itinerante che si è tenuta qui al Palazzo Gambacorti e che ha preso il via questa mattina con la presenza del sindaco e l'assessore Lici. Allora, una grande soddisfazione per voi ancora una volta trovarvi nel cuore della città a rappresentare la squadra della città. Sì, sì, grandissima soddisfazione, grandissimo orgoglio, anche grandissimo lavoro, insomma, in fretta e furia siamo riusciti a terminare i lavori per l'inaugurazione e in effetti, insomma, difficilmente si è visto lato di Palazzo Gambacorti così colorato di nero azzurro e di rosso crociato. Una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione che proseguirà anche nei prossimi giorni, sappiamo delle iniziative che si terranno già a partire da domani. Allora, riepiloghiamo brevemente il programma. Domattina dalle 11.30 ci sarà la squadra al gran completo, compreso gli organi tecnici e la società, per una premiazione, diciamo, da parte nostra per aver vinto il campionato e quindi un brindisi simbolico con tutti i ragazzi della squadra. Nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà un interessante tavolo tecnico sul problema dello spostamento o meno dell'arena, quindi ci sarà una breve parentesi storica sia sull'arena sia sui progetti passati falliti o parzialmente portati a termine, con presentazione da parte dell'ingegner Ballerini di un suo progetto per un'arena a Ospedaletto. Sappiamo che a Ospedaletto c'è un terreno per cui è stata già definita la destinazione per uso stadio. Infine, sabato pomeriggio a partire dalle 16.30 ci sarà una kermesse storica con una trentina di vecchie glorie nerazzurre che parteciperanno, diciamo, a un incontro pubblico e ci sarà la possibilità di fare delle domande, raccontare degli aneddoti, chiedere anche cose relative al passato. Ecco, questo è un successo anche che ha avuto l'anno scorso alla Limonaia, visto quello che già ha avuto in questa mattinata qua. Avete mai pensato di trovare un modo per far sì che questa mostra riesca a trovare una sua collocazione, magari a trovare un posto fisso per fare una mostra, appunto, che rimanga durante tutto l'anno? Sì, ovviamente questo è il nostro obiettivo a medio-lungo termine. Medio-lungo termine non si sa, perché non dipende da noi, non abbiamo assolutamente i mezzi per affittare o acquistare un locale, quindi, diciamo, per ora stiamo cercando di organizzare eventi come questa mostra o eventualmente altri tipi di eventi che comunque coinvolgono il Pisa e la storia del Pisa. Poi vedremo di inserirci, per esempio, un eventuale progetto di un nuovo stadio, insomma, che possa ospitare sicuramente uno stanzone o comunque una parte relativa alla sede. Per il momento abbiamo una sede provvisoria in via Possenti, grazie ad una concessione dell'amministrazione provinciale, e cercheremo di organizzare tutto il materiale in nostro possesso in maniera che sia più o meno fruibile da parte di chi vorrà visionare questo materiale, anche se diciamo il posto non è un posto pubblico, quindi ci sono delle regole a cui attenersi, però cercheremo in qualche maniera, diciamo, di accontentare tutti.